Di nuovo bentornati, Uno Mattina Estate. Mancano 8 giorni a Ferragosto. Vi state organizzando vacanze. Le vacanze sono belle, attese per un anno intero. C'è chi si vuole divertire e chi si vuole riposare. Ma queste due anime convivono o collidono? Rimini di sera, prego. Come ogni estate, da quando esistono, qui a Rimini impazza la polemica sui chiringuitos, ossia i chioschi di spiaggia con bar e DJ set, una delle ultime mode della Riviera Romagnola. Gabriele, tu sei il gestore di un chiringuito. Quali sono le polemiche? Le discoteche pensano che noi portiamo via lavoro a loro. Quali sono le norme che regolano i chiringuiti? Le norme sono che non si può ballare e alle 11:30 tu devi chiudere i chiringuiti. Come vedete, noi abbiamo tutti i tavoli in mezzo al nostro locale e questo qui permette alla gente di non ballare, però è anche fatica andare da un cliente a dirgli non ti puoi muovere perché essendoci un po' di musica il cliente gli viene voglia di ballare. Ma non tutti i chiringuitos riescono a fermare la gente che vuole ballare. Voglio vederti danzare. Ma tu lo sapevi che non si può ballare? No, noi abbiamo sempre ballato in spiaggia. Questa non è Ibiza, festival parco. E la cosa bella è che qui possono entrare tutti, non spendono un euro, possono ascoltare della musica, si possono sedere, se gli va consumano, se non gli va non consumano. Il Chiringuito è un fiore all'occhiello per il nostro turismo. I giovani sono tornati a Rimini perché ci sono i chiringuiti. Servirebbe sedersi a un tavolo, ragionare tutti insieme. Dobbiamo anche pensare che questi posti attirano tanta clientela e noi siamo qui a far turismo e cercare di far divertire le persone, di trovare le formule in modo che la gente venga sulla nostra riviera. Allora, come avrete capito, la questione è molto delicata, non solo la convivenza tra chi vuole riposo e chi vuole divertimento, ma anche tra discoteche e chiringuitos, che sono di Formenteras, che c'entrano con l'Italias. Professor Fiasco, buongiorno. Grazie. Rimini, Riviera Adriatica, la Romagna. L'amabilità è anche il segno che ha dato alla storia del costume italiano, perché i lavoratori, i piccoli impiegati, scoprono l'istituto della villeggiatura, non delle vacanze aziendali dopo lavoristiche o delle colonie estive per i figli, lungo la costiera romagnola, dove c'erano prezzi accessibili, servizi integrati e per la donna 15 giorni di pace, perché per 15 giorni non doveva preparare da mangiare, pulire casa, il femminismo doveva ancora arrivare. Oggi lo facciamo indistintamente tutti quanti. Sì, stiamo parlando degli anni 50, 60, ancora degli anni 70. Negli anni 50 l'aspirapolvere ancora non c'era. Non c'era l'aspirapolvere, la qualità e anche l'amabilità del sito. Ora, questo è il punto. Tutta un'altra cosa. Che cos'è la Riviera Romagnola? Un argomento lungo. Buongiorno a Maria Elena Fabi in collegamento da Rimini, con lei l'assessore alle attività economiche e alle politiche per la sicurezza urbana, Iuri Magrini. Buongiorno caro assessore. Allora, una convivenza difficile sembra di capire. Come stanno le cose? No, diciamo che ci sono alcuni operatori che sono sopra le righe, ma la stragrande maggioranza dei nostri imprenditori si comporta correttamente. Il Chiringuito è un'occasione innovativa di offrire un qualcosa di nuovo, tra l'altro è già da qualche anno che li abbiamo realizzati e che stanno riscuotendo successo. Bisogna semplicemente rispettare le regole e fare in modo che ci sia una convivenza equilibrata con le attività economiche che lavorano nel nostro territorio. Quali sono le regole? Sono state concesse poi. Le regole è che ci sono degli orari in cui il Chiringuito può essere aperto, e quindi bisogna rispettare questi orari qui, e ovviamente c'è il grosso tema, come diceva il servizio che avete mandato in onda, del divieto del ballo, perché il ballo per le leggi del nostro paese ha delle regole particolari che non sono permesse per i chiringuito perché hanno una licenza diversa. Diciamo che i chiringuito, però, durante il Covid scusa. Mettiamoci d'accordo una per uno e vai, prego Fabio, perché sennò andiamo un attimino a domani. Scusa.
Allora sì, perché durante il Covid, scusami Tiberio, sì, parlavamo ieri con le persone in spiaggia, hanno detto comunque durante il Covid ci hanno permesso di poterci muovere in spiaggia, quindi adesso è un po' difficile dire alle persone non ballate più, non muovetevi più in spiaggia, è una cosa, un'abitudine che si è comunque creata durante il periodo del Covid per aiutare le discoteche. Il periodo del Covid è stato un periodo del tutto particolare che abbiamo vissuto tutti, soprattutto noi nella Riviera, con molta difficoltà, perché quando si è obbligato a tenere chiuso le strutture ricettive, il distanziamento sociale per le nostre imprese e per la nostra offerta turistica è stato un dramma in quei mesi in cui c'erano questi divieti. È chiaro che il Chiringuito in quel momento lì è stato un'occasione per aiutare la risocializzazione delle persone, il distanziamento sociale. Ricordo anche che anche tutte le norme che prevedevano il distanziamento degli ombrelloni, no? Quindi aiutava questa alla tutela, insomma, del distanziamento sociale. E quindi c'era una sorta di tolleranza, ma anche ad allora non era possibile danzare. Io mi auguro, e questo è un appello che faccio ai nostri operatori, siccome sono solo alcuni quelli che ci hanno trasportato in questa polemica, che si diano una regolata, perché alla fine come stiamo già facendo, l'amministrazione opera attraverso le sanzioni amministrative, che non è mai bello sanzionare un'impresa in un periodo. Scusi, entra a gamba tesa. Di fatto ci sono quelli delle discoteche che si sono infastiditi con i Chiringuitos. È così? Ma sì, c'è chi ha fatto questa polemica, ma ribadisco, sono solo alcuni casi. Per la stragrande maggioranza dei Chiringuitos che sono sulla nostra spiaggia, la nostra spiaggia ricordo che ha 15 km di fronte, quindi insomma l'offerta è variegata ed è tanta, e solo in alcuni casi succedono queste situazioni qui, che vanno sicuramente sanzionate. La concorrenza sleale c'è un po' ovunque, però l'idea è che uno va a Rimini e fa quello che vuole nel rispetto delle regole, nel senso, vuoi il Chiringuito, c'è il Chiringuito, vuoi la discoteca, c'è la discoteca, vuoi farti una bella passeggiata per lungomare, lì ho visto che avete anche un pezzo di strada intitolato a Bibi Ballandi, grande produttore televisivo con il quale ho avuto il piacere di lavorare, molto bella. È stato un grande amico della nostra città, abbiamo fatto capodanni importanti sempre con la Rai da Rimini. È stato un bel momento ricordarlo con questa intitolazione. Allora, torniamo in studio dal professor Sfiasco. Il turismo è cambiato, lo ha detto anche lei, c'è stata una mutazione antropologica. Però stiamo alla particolarità di quel lungo tratto della costiera romagnola, perché è un unicum che è stato anche molto studiato. Lì abbiamo il distretto della villeggiatura, poi abbiamo il distretto del divertimento con le discoteche, che prolunga la stagione e crea delle opportunità anche agli albergatori, eccetera. Certo. Poi abbiamo il distretto della congressualità, il distretto delle fiere. Insomma, più l'integrazione con l'economia del territorio, perché quei prezzi e quella qualità sono possibili grazie all'integrazione economica. Quindi è un'eccellenza, economica in Italia. Se tu questa costruzione la vai a rompere in alcuni punti, rischi di far saltare l'assieme. Allora, Luciano Zanchi, buongiorno, presidente di Asso Intrattenimento. Come stanno le cose? È una guerra tra due partiti, quelli delle discoteche da una parte e dei Chiringuitos dall'altra, e terzo non dato, le attività di divertimento tradizionali. Buongiorno. Buongiorno a tutti, non è una guerra, noi l'ultima cosa che vogliamo è dar fastidio agli imprenditori, che sono imprenditori come noi, che sono i gestori di Chiringuito. Come diceva l'assessore, purtroppo c'è qualcuno che non rispetta le norme. La differenza sostanziale tra una discoteca e un Chiringuito è che una discoteca è autorizzata da una legge, dal TULPS, articolo 88 e 60 del TULPS, che sono autorizzazioni di pubblica sicurezza che danno la capacità ai luoghi di essere luoghi sicuri, di essere luoghi dove si può ospitare un certo numero di persone, con quindi, dal punto di vista dell'igiene, solidità e sicurezza dei locali, tutte le norme rispettate. Insieme a questo, le discoteche hanno un prelievo di IVA del 22%, di ISI del 16% e di SIAE del 5%, quindi un prelievo sull'incasso lordo che è del 43%. I Chiringuiti, che invece imitano le discoteche, se non rispettano gli orari, perché se rispettano gli orari ben vengano, è un'ottima soluzione.
ma se non rispettano gli orari, come già segnalato anche noi in provincia di Rimini in almeno 8 casi quest'estate, creano una concorrenza sleale, creano delle situazioni di pericolo. E unitamente a questo, dal punto di vista fiscale, pagano il 10% di IVA. È come fare una corsa ai 100 metri con quelli dei Ciaringhiti che partono avanti di 50 metri. E questo è chiaro, e questo l'abbiamo capito, però forse lei non mi sente. Il potere dovrebbe stare al consumatore, da una parte. Se io voglio stare al Ciringhito, all'aria aperta, invece che in discoteca, posso essere libero di scegliere, sapendo che da una parte però si ferma e l'attività prosegue da un'altra parte, però forse allora è un problema di controlli. Ritengo sia proprio un problema di controlli, di qualche imprenditore scorretto che fa ricadere una cattiva immagine su altri imprenditori che invece corretti lo sono, perché il Ciaringhito che smette la musica alle 11 a noi sta benissimo, a 11 e mezza, mezzanotte, perché noi apriamo a quell'ora. Sono i Ciaringhiti che invece ci fanno la concorrenza sleale, facendo migliaia di persone, come si può vedere andando in giro a Rimini ogni venerdì, ogni sabato, e che chiudono alle 4, alle 5 del mattino, perché questa è purtroppo la realtà. È un problema di controlli e lì rientra in gioco la polizia locale. Iuri Magrini, assessore, ha sentito? Si dice che sia un problema di controlli. No, i controlli vengono fatti anche delle sanzioni salate. Non è un tema solo di controlli e di orari, perché come dicevo la stragrande maggioranza le rispetta, alle 11.30 si spegne la musica e quindi l'attività del Ciringhito cessa. La questione è legata alle attività che vengono realizzate con i DJ set durante l'orario balneare, particolare dalle 18.30 alle 22, così, con le autorizzazioni di pubblico spettacolo, e ovviamente c'è il ballo abusivo. È quello il vero tema sul quale noi sanzioniamo, perché la Polizia Municipale sanziona queste attività e costantemente sul territorio. Quindi dopo i venditori abusivi anche il ballo abusivo l'abbiamo scoperto. Senta, ci dobbiamo salutare, assessore. So che nei giorni scorsi 6 discoteche di località balneari sono state inserite in un progetto pilota del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture per un taxi gratis per chi è andato in discoteca e ha alzato il gomito. Un suo giudizio, e lo farete anche a Rimini? Ma no, almeno per quello che riguarda l'attività dell'amministrazione comunale. Io capisco che sia un'iniziativa sperimentale, quindi provare delle soluzioni alternative per salvaguardare l'incolumità delle persone e della comunità va bene, ma mi sembra questa una proposta alquanto fantasiosa. Insomma, penso che il risultato sarà che chi sa che viene portato a casa col taxi alzerà il gomito ancora di più, e non credo che questo sia una soluzione che vada, come dire, scaricata sulla collettività come costo, anche se è un costo relativamente basso, però insomma credo che non sia questa la modalità adatta. Senta, anche perché se una persona beve e alza il gomito, prende il numero del taxi e si fa portare a casa, certo, senza bisogno di farselo, certo, pagare gratis. Allora, noi ci dobbiamo salutare, non la voglio mettere in crisi chiedendo di quale partito lei sia, se del Ciringhito o della discoteca o della balera, magari ci vediamo alla cascina degli anziani a Cesenatico, dove ci sono le sdore che tirano una sfoglina e con 10 euro chiudiamo la partita. Ci mangiamo una piadina con la stracchino e la rucola. Attenzione però, perché voi a Rimini la fate sottile. Noi abbiamo la piadina sottile. Sì, alla riminese. E a Cesenatico è quella romagnola. Comunque dove si cade bene sulla piadina, ci mancherebbe altro. Grazie assessore, rischia il colpo di sole, grazie, lì può tornare alle sue attività. Grazie anche a Maria Elena Fabi e a Luciano Zanchi, presidente di Asso Intrattenimento. Professor Fiasco, io starei con lei a parlare per ore sul fatto che adesso ci sia la logica del divertirsi a tutti i costi, ma divertirsi a volte anche rimanere fermi e guardare la gente che passa. Sì, ma è anche passare 15 giorni in grazia di Dio, insomma, per una famiglia, perché voglio dire, in sicurezza, perché tra l'altro uno degli aspetti pregevoli di questa situazione è che tu puoi lasciare i bambini, se anche si perdono, in 5 minuti li ritrovi. Cioè c'è un'amabilità di quel territorio e anche un equilibrio che si è creato dagli anni 50 e 60, che sarebbe un peccato perdere per una forma di divertimento dissipatorio, perché poi redistribuisce benessere, occupazione, insomma, teniamocela. Teniamocela.